sfoggio delle proprie ricchezze con un pubblico vantamento. L'idea di Gale ha realizzato gli atti di un pubblico, sapendo che io non sia nulla se non il coraggio battaglia. Saputo Bertranello che il fatto di onorare Gale mostrato non ora gli argenti, ma i numerosi trofei conquistati in battaglia. Non l'avessi mai fatto. L'impiegato Gale si stette per suo incarico e convinse Gale che il mio comportamento minava la sua gloria e disse a Orlando che il mio comportamento per questo serviva a onorare il suo valore per prendere io il posto di primo partito di traccia. Sia Gale che Orlando gli hanno creduto e adesso sono ricercato da Orlando per essere incatenato alla stiga prima ancora che l'edificio fosse presentato e costruito. Che la mattina mi specchio, mi sento come se si può sentire nella sala degli specchi le formanti della pace. Scoprire che l'ossessione, ogni cosa fosse al suo posto, ogni faccenda al suo tempo, ogni parola nel suo stile, non era il premio meritato di una mente nobile, ma tutto il contrario, un intero sistema di simulazione inventato da me per nascondere la mia natura. Scoprì di non essere disciplinato per Gesù, ma per reazione alla mia negligenza. Sembrare generoso per nascondere la mia mesquinità. Di passare per prudente solo perché solo mal pensare. Di essere arrendevole per non soccombere alle mie collerature. Di essere puntuale solo perché non si sappia quanto può importa del tempo altrui. Non prenderti pena per quello che ti succede. Sei vittima del più scontato scadimento dell'animo umano. Come potevi immaginare di contrastare con le sole tue parole con facilità l'invidia di Gale, capace di stimolare la reazione dell'orgoglio reale e della vanagloria di orrore? Già nel vino mi svelò i misteri dell'arcano linguaggio dopo una profonda discussione. Ma il guaio è che voi, caro, non saprete mai, né io potrò mai comunicare come si traduce in me quello che voi dite. Non avete parlato con qualcuno, no. Abbiamo usato, io e voi, la stessa lingua, le stesse parole. Ma che poi parliamo, io e voi? Se le parole per sé sono vuote, vuote per me. E voi le riempite del senso vostro per dirmi, e io ne raccoglio. Inevitabilmente interviene il senso mio. Abbiamo creduto di intenderci, non ci siamo intesi affatto. Ti dico allora che ognuno di noi, ogni giorno è solo, nell'affrontare il mio. Così come nessuno ha il rispetto del volto della madre, ed è considerato 100.000 dalla statua esaltata. Tu sei stato vittima del tuo fare, meglio così. Dimostra che sei un uomo vivo, perché solo un ente e un non tagliaccio sangue un ente. Prega San Pietro Celestino, l'umile Celestino V, che ammiro quei personaggi illustri che mi fa vedere la mia palla di vetro, affinché chi oggi ti accusa capisca che le guerre contro gli infedeli non si vincono, ostentando lo scettro. O brandendo la spada